Il Canicattì batte il Marina di Ragusa e alza al cielo la prestigiosa Coppa Italia Eccellenza. Nella finale dell'Orazio Raiti di Biancavilla, la formazione biancorossa allenata da Nicola Terranova supera i ragusani grazie alla rete firmata nel primo tempo da Vito Lupo e scrive di fatto una splendida pagina di storia del calcio agrigentino. Un successo che consente inoltre al Canicattì di accedere alla fase nazionale della competizione, che la vedrà impegnata adesso contro le formazioni calabresi. Nonostante la sconfitta, il Marina di Ragusa, che ha giocato gli ultimi 15 minuti di gara in 10 uomini, esce a testa alta da questa finale consapevole di aver dato il massimo per portare a casa la Coppa. Una finale che si infiamma praticamente dopo 15 minuti, quando sul cross di Comegna Vito Lupo anticipa tutti e di testa batte Di Carlo, spianando i suoi la strada verso la vittoria. Esplode l'Orazio Raiti con i tifosi biancorossi in delirio per la rete di Lupo, che firma così la sua terza rete stagionale, prima in Coppa. Il Marina prova a rispondere al 21esimo, la punizione di Daniele Arena esce non di molto alla sinistra di Iacono. Poi il Canicattì torna a spingere, ma prima Di Carlo dice di no al tiro dalla bandierina di Iraci, e poi De Luca, ben servito in aria dal cross di Iraci, spara incredibilmente alto sulla traversa il pallone del raddoppio. Nella ripresa il Marina di Ragusa parte subito col piglio giusto e al 51esimo il sinistro dal limite dell'area di Immesi costringe Iacono agli straordinari. Il Canicattì però vuole chiudere i conti e 5 minuti più tardi il destro da fuori aria di Angelo Caronia, deviato da Sacca, finisce di poco al lato. Raddoppio che i biancorossi potrebbero mettere a segno al minuto 68. Solo una super parata di Di Carlo nega la punizione di Di Maggio la gioia del gol. Nel finale allora il Marina di Ragusa tenta il tutto per tutto, ma la punizione di Nicola Arena al minuto 70. Il colpo di testa sempre di Nicola Arena dal successivo corner e il tiro dalla bandierina di Daniele Arena infine non sortiscono il pareggio sperato. Poi al minuto 80 Marina di Ragusa in 10 uomini per il doppio giallo che il signor Giordano di Palermo mostra a Vindigni, reo di fermare la ripartenza di Iraci. Finisce dunque 1-0 per il Canicattì, che porta a casa una storica Coppa Italia Eccellenza. Applausi comunque per il Marina di Ragusa.